io ho sbagliato ed è giusto che io paghi il mio debito alla società fino in fondo. Allora, intanto permettetemi di ringraziarvi perché credo che siamo in tanti e, come diceva prima Pietro, ho tantissimi amici che ho avuto piacere di rivedere e riabbracciare. Io torno sempre a Sciacca, lo dico fuori da facili retoriche, non sono affatto cerimonioso quando dico che torno con grandissimo piacere, con grande entusiasmo, perché nei miei 15 anni di carriera giornalistica tutta agrigentina, Sciacca era una tappa dentro la carriera per mille ragioni, e quindi sono veramente ben grato di aver avuto questo invito. La vittoria del premio Sciascia ha permesso a tutti coloro che ancora non conoscevano Malerba di conoscere non tanto una storia di mafia, perché si fa frettolosamente l'errore di liquidarlo come un memoir, questa è la dicitura più corretta, di una storia di mafia che ci interessa molto da vicino perché è ambientata tutta in provincia di Agrigento. Se fosse liquidata come una mera storia di mafia sarebbe abbastanza riduttivo. In realtà Malerba è la storia di una parabola, di un ragazzo che oggi è diventato un uomo, di un figlio della nostra terra che è stato trascinato dagli eventi dentro una cruenta guerra di mafia. Questo spettacolo è l'adattamento teatrale del più famoso romanzo del Medioevo inglese, che si chiama Sir Gawain and the Green Knight, Galvano e il Cavaliere Verde. È un romanzo in versi e io ho ridotto il testo, che integrale sarebbe più di 4 ore, per cui un'ora e qualcosa, in modo da lasciare la trama di questo racconto ambientato alla corte di Artù, che racconta di un'avventura straordinaria, la storia di una testa che rotola, la testa tagliata, e e quindi diciamo è uno spettacolo di narrazione. La regione e della Verde Cappella, ma tutti dicevano no, mai. Mai in vita allora, loro. Massari è un lavoro che ho fatto nel 2013 e che è un lavoro che parla delle masserie pugliesi. Le masserie pugliesi per me hanno un fascino particolare. Io quest'anno sono diventato, diciamo, un figlioccio della Puglia. Sono stato in Puglia alcuni giorni. Prima c'ero stato e mi ero proprio appassionato a questi antichi edifici, che sono delle masserie che purtroppo alcune sono abbandonate e altre sono state modificate in sala ricevimenti, spa, eccetera. Allora, oltre alle mie attrezzature, quindi è stato prodotto, diciamo, da me, e ho usato il crowdfunding di Produzioni dal Basso, avvalendomi appunto di questo nuovo modo di produrre, dando la possibilità a gente che o tiene al mio, diciamo, al mio lavoro, o tiene anche alle masserie, o tiene appunto alla pubblicità su queste strutture, una pubblicità culturale che ci deve essere, perché sennò la masseria si va a perdere. E quindi gente che ha creduto a questo progetto ha messo una quota minima per poter arrivare, diciamo, a una sorta di produzione. Sempre identico e indifferente. Abbiamo fatto 2 giorni su cinema e pubblicità, 2 incontri con estratti da film, vecchi annunci, citazioni letterarie, insomma materiale abbastanza composito per raccontare questo rapporto in modo però un po' diverso dal solito, cioè non il passaggio di registi dal cinema alla pubblicità, ma come il cinema racconta la pubblicità fondamentalmente, perché io penso che il modo in cui noi guardiamo la pubblicità sia il modo in cui noi concepiamo la modernità, e quindi questa è una cosa su cui ragionare è molto importante adesso. Sì, per
Tortellini di una Gorgone è un titolo un po' forse complicato, nel senso che vuol dire tantissime cose per me. Cartoline, perché è un po' l'impostazione che ho voluto dare a questo libro, che è sì un romanzo, però non ha una trama, come dire, unica, quindi ha un filo conduttore chiaramente, ma sono tanti episodi, quindi il titolo evoca proprio questa impostazione come se fosse una raccolta di istantanee, di cartoline che si sfogliano e si leggono, e quindi tanti episodi collegati fra di loro. La Gorgone è una figura mitologica che ritroviamo nel simbolo della Sicilia, al centro, no, della Trinacria, e rappresenta un po' le paure, quelle paure che uno, per poterle sconfiggere, le deve proprio guardare in faccia, col rischio di venirne pietrificato. Quindi è soltanto trovando uno stratagemma, una soluzione alternativa, un po' come lo scudo famoso che autopietrificò Medusa, che possiamo anche noi a nostra volta pietrificare queste paure e superarle per non farci bloccare nel nostro percorso di vita da esse. Davvero importante. E ad oggi questo film al cinema, in totale autodistribuzione, è incassato più di... Credo che questo film qui abbia due storie. La prima è quella sullo schermo, che è sicuramente una storia a cui sono molto affezionato e che giustamente può piacere o non piacere al pubblico. È una storia, diciamo, legata all'esistenzialismo. La seconda storia, per me altrettanto importante, è quella produttiva, di come siamo riusciti a fare questo film. Nessuno credeva in questo progetto, nessuno credeva in questo gruppo di giovani. Questo film è stato autoprodotto completamente, non solo in crowdfunding, cioè raccogliendo quote dal web, ma anche in crowd equity, cioè facendo un azionariato popolare. È stato 57.000 euro più IVA, per capirci, quindi 70.000 euro che prima citavo. Ce lo siamo autodistribuiti, siamo partiti a gennaio 2014. Siamo usciti in due sale in Piemonte, poi da queste due sale pian piano a effetto d'onda ci siamo allargati, non dico a tutta Italia, ma a tante regioni italiane, e ad oggi il film ha staccato più o meno 40.000 biglietti per circa 240.000 euro di incasso. Sciacca Film Fest. Sciacca Film. Sciacca Film, cosa devo dire? C'è una manica di matti, però simpatico. Festa. Quindi Sciacca Film Feste, con tutta la frase. Film. Sciacca Film Western. E diciamo, Notarangelo arriva alla fotografia in maniera non voluta quasi, nel senso che adesso vedremo, lo si vedrà nel video che proietteremo. Poiché Pasolini stesso gli chiese, oltre ad una collaborazione nella ricerca di alcuni visi e alcuni personaggi, gli chiese dopo di fare il centurione che dirigeva i soldati che accompagnavano Cristo alla Via Crucis, nella Via Crucis. Lui indossò, essendo uno di mestiere, fra virgolette, indossò sotto il costume queste due macchine fotografiche. E ritrasse alcuni momenti delle riprese del film, sia diciamo, la fase preparativa, sia ci sono gli scatti molto belli in cui si ritrae Pasolini nelle pause. Sciacca Film Quest. Sciacca Film Feste. Come? Test. Test o fest? Quest. Test. 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 Test.